Allora, siamo con Maria Cristina Valorani, presidente della Prologo di Cupra Marittima. Quali saranno gli eventi che aspetteranno i cuprensi, ma non solo i cuprensi, per questo Natale 2019? Allora, ciao. E allora sì, a breve abbiamo la giornata di domenica 15, che abbiamo organizzato con la collaborazione dell'amministrazione, i mercatini di Natale, e in cui parteciperanno i commercianti di Cupra e non solo. E ci sono praticamente tutte bancarelle con hobbistica, oggetti fatti a mano, ci sarà Campagna Amica che parteciperà con un buon numero di bancarelle, ci sarà anche lo street food, di modo che le persone possono sia comprare ma anche mangiare, quindi diciamo che è una cosa molto, molto completa. E per i più piccoli abbiamo pensato ad allestire la casa di Babbo Natale, ci sarà Babbo Natale all'interno e i bambini potranno stare lì con lui, fare le foto e ecco, abbiamo pensato anche di intrattenere i più piccolini. E mentre per la giornata del 22, sempre domenica, e abbiamo pensato di concentrarci un pochettino più sui bambini e faremo una giornata, diciamo un pomeriggio, un full immersion, ecco, per i bambini, e dove ci sarà sempre Babbo Natale, la casa di Babbo Natale allestita proprio come se fosse una casa vera e propria. Ci sarà l'animazione per i bambini, ci sarà Pippi Animazione che sarà con i bimbi 2 o 3 ore, ecco, poi dopo, in base a quello che servirà, in base a quello che i bimbi poi chiederanno a lei, e faremo una merenda. Adesso questo vi lascio una sorpresa, non vi diciamo cosa, non vi sveliamo proprio tutto. E sì, un po' di suspense, lasciamo qualcosina così. E poi una cosa molto carina che abbiamo pensato è di chiamare la corale di Cupra Marittima e intratterranno i genitori con dei canti natalizi, ecco, di modo che per cercare di creare un'atmosfera natalizia il più calda possibile, ecco, riferita a tutta la famiglia. Quindi diciamo, invitiamo tutti a passare le vacanze a Cupra Marittima. Sì, tutti, cuprensi e non, come dicevi prima, noi vi aspettiamo e perché ecco, come si può dire, ci abbiamo messo il cuore e quando una cosa si fa con passione è bello anche vedere una risposta positiva. Quindi vi aspettiamo, mi raccomando, venite numerosi. Grazie, grazie a te.